Evitare troppa televisione o social media. Le notizie che vengono diffuse in questi giorni tendono ad avere toni enfatici che poco si addicono all'infanzia. Meglio non esporre i bambini a tali fonti di informazioni a lungo o senza adulti. Risulta essere più opportuno che le notizie siano filtrate dagli adulti, seguendo anche i punti successivi. Ricordate che comunicare è una responsabilità. Occorre essere consapevoli di ciò che scegliamo di condividere con i bambini e dei momenti in cui farlo. Ad esempio, scegliere alcuni momenti della giornata in cui si riesce meglio a riflettere sull'argomento è opportuno, magari evitando i tempi che preludono l'addormentamento. Ascoltare i bambini e dialogare con loro. I bambini hanno diritto all'ascolto delle loro domande, idee e curiosità. La conversazione è di per sé il primo strumento per affrontare le preoccupazioni del virus. Un adulto che conversa con i bambini sta dimostrando che l'argomento si può affrontare e che le emozioni si possono gestire insieme. Le parole sono un ponte per farsi capire. Prendetevi il tempo che serve per valutare le parole che usate con i bambini, tenendo ben presente le loro individualità e le loro età. Informarsi al meglio evitando notizie infondate. Ci sono molte informazioni che circolano. Una parte di queste non corrisponde a verità. Cercare informazioni, prevalentemente dalle autorità competenti, è un altro modo per sostenere i bambini nelle loro curiosità, attraverso argomentazioni veritiere. Cercate e condividete anche informazioni positive, come le guarigioni o il grande lavoro che molte persone stanno svolgendo per la sicurezza della comunità. Essere chiari ed evitare di allarmare i bambini. Le informazioni vanno date ai bambini in modo chiaro e per quanto possibile pulito, evitando di caricarle con le ansie degli adulti che, pur legittime, non aiutano i bambini a comprendere l'argomento nel modo migliore. Prendersi cura dell'igiene. Una delle forme più importanti di prevenzione è la cura dell'igiene. Da questa situazione si può apprendere quanto l'igiene sia importante e mettere in gioco comportamenti di cura che potranno anche continuare quando la situazione del virus sarà superata. Lavarsi bene le mani è sempre una buona abitudine. Giocare tanto. Giocare è in assoluto la cosa che fa meglio ai bambini. Farlo spesso permette loro di vivere e gestire le paure e le preoccupazioni. Il gioco aiuta a comprendere e governare gli eventi della vita. È la prima fonte di apprendimento per i bambini e come tale va rispettata. Prendiamoci cura dei loro giochi, aiutandoli a utilizzare creatività, spontaneità e fantasia per decostruire le situazioni quotidiane generando benessere. Accogliere e valorizzare le emozioni dei bambini. Le ansie e le paure, così come le preoccupazioni, non sono necessariamente condizioni emotive negative. Accoglierle e valorizzarle per superarle fa parte del processo di crescita nell'infanzia. Poter conversare sulle paure e sulle emozioni ci aiuta a superarle, partendo dall'idea che esse abbiano comunque un valore. Condividere in digitale. In questo periodo utilizzare le chat e le video chat può essere una bella opportunità, mantenendo un buon filtro da parte degli adulti in un'ottica di condivisione. Recuperiamo la funzione relazionale degli strumenti digitali. I bambini possono mantenere il contatto con amici e parenti conversando via chat e inviandogli fotografie, disegni, narrazioni, idee di gioco. Preservare i tempi della giornata. È importante che l'emergenza attuale non comprometta la routine e le quotidianità del contesto domestico. Mantenere l'orario di risveglio e quello per andare a letto, con piccole differenze, permette di mantenere la strutturazione del tempo quotidiano. Piccoli, ma gioiosi strappi alla regola, ad esempio nel weekend, possono essere un modo per dare un valore a questo tempo particolare. Fare progetti per il futuro. I bambini vivono di futuro. Poter fare progetti e piani di cose da fare dopo consente di vedere e prevedere oltre l'emergenza dettata dalla condizione attuale.
È inoltre una forma di libertà che consente di immaginare un tempo nel quale si ritornerà a vivere le cose con un tono emotivo differente. Vivere la casa anche in modo diverso. La casa può essere un luogo da reinventare in modo divertente in questi giorni di presenza forzata. Ad esempio, fare un picnic sul pavimento davanti a un bel film per bambini può essere un diversivo piacevole per meglio vivere questa condizione. Lasciamoci guidare anche dalla fantasia dei bambini. Finestre come occhi sul mondo. La finestra può essere un'occasione per tenere un occhio sul mondo fuori, su ciò che accade, su ciò che accadrà. Fare disegni, scattare foto, osservare il paesaggio e i suoi cambiamenti possono essere occasioni per proiettarsi nel futuro attraverso il presente.